Buongiorno, buongiorno mondo, siamo in diretta su Twitch. Quindi oggi inizierò con voi un nuovo percorso di video, moda, tendenza e creatività. In questo momento sto ancora provando le luci con lo sfondo, anche se non si vedrà per il momento adeguatamente l'immagine. Ho la mia poltrona che è bianca, che appare, che però fa la differenza, perché dopo 2 mesi di vacanza mi sono fatto e ho avuto la geniale idea di anche di raccontare Hombres e Mujeres di Tenerife con questa sfida che mi sono fatto da solo di allenarmi 60 giorni. Ho iniziato 60 giorni e poi mi sono fatto questo giocattolo del calendario. Io vorrei raccontarvi il significato di questo calendario. Questo calendario nasce nel 2010 a Tenerife. Un giorno ho deciso, ho abbandonato tutto quanto e ho cambiato vita. E proprio quel cambiare vita, perché in quell'epoca c'è stato un periodo di italiani che se ne sono andati tutti quanti, volevano andarsene tutti quanti via, l'economia non andava bene, eccetera. Mi sono trovato in mezzo a questo ciclone, perché io, raccontando sempre con i video, sono rimasto visibile per un bel tempo, e poi ci fu una televisione italiana che creò questo documentario L'isola dall'eterna primavera, che ebbe un grande successo, e io fui intervistato proprio in quel momento, che c'era anche questa confusione in Italia, che tutti se ne volevano andare via, tutti volevano diventare viaggiatori del mondo. Io l'ho fatto, sono stato un pazzo, però l'ho fatto e lo rifarei ancora, perché la vita va sempre vissuta anche dalle emozioni che uno vuole fare, perché annoiarsi, io mi annoiavo in Italia all'epoca e ho fatto una bellissima cosa. Quindi il tempo passa, sempre raccontato Tenerife nei 7 anni che sono stato a Tenerife, le cose ricambiano e questa trasmissione moda, tendenza e creatività, che già faccio da un pochino di tempo, che si occupa di formazione dei talenti, che man mano che incontro persone nuove, mi piace giocare con loro e raccontarlo al mondo intero. Quindi, a veneranda età di 66 anni, ho deciso di diventare un attore. Perché? Perché proprio ad aprile del prossimo anno dovrei andare in pensione, e con gli hobby che io ho, che non ho potuto, se volete, mettere in pratica, adesso in pensione si può fare meglio. Ma pensione per modo di dire, nel senso a livello anagrafico. Poi sicuramente farò sempre corsi di allungamento di capelli, produrrò sempre le mie ciocche fantastiche, magiche, artigianale di Estation, e però faccio anche il parrucchiere. E vi ricordo via Poggio d'Oro 55 da Mister Signorelli, con gli Albani, dove mi potete trovare per farvi belli e belle, con il mio stile di andare un pochino a grattare oltre l'estetica, ma anche dentro. E vi ricordo i miei libri, come migliorare l'autostima partendo dai capelli, e lo potrete trovare su Amazon o sulla descrizione che vi lascerò. Allora, ritornando
Hombres e Mujeres di Tenerife, io ci ho preso gusto, mi sono allenato e mi sono andato a fare delle foto a Tenerife. Sicuramente per fare un calendario ce ne vogliono un pochino di più di foto, però non demordiamo perché ho talmente tanto materiale che ho realizzato in 10 giorni che qualche cosa uscirà fuori su Amazon di interessante. La cosa molto bella è che dopo i 60 giorni diventano 6 mesi. Aprile dovrei tornare a Tenerife per girare nuovamente Hombres e Mujeres, però un po' più organizzati, dato che è una cosa che andrò a organizzare questo viaggio. Per quelle persone appassionate in calisthenics, la cura del corpo, perché no, non fotografarselo e fotografarlo in un ambiente come Tenerife, che ha dei fondali uno più bello degli altri. Quindi lancio questa sfida a tutte quelle persone che adorano il loro corpo di modellamento. Io ho iniziato da 74 kg e adesso sto a 69 e 750. Va bene, nel senso, dovrei arrivare a 68 e mezzo di kg per togliere tutto l'adipe del grasso del mio corpo, mantenendo il muscolo. E vi garantisco, non è facile. È quasi un'alchimia. Ci sono anche dei conteggi che uno può fare per raggiungere degli obiettivi, che vi posso dire, da 96 centimetri di fianco sono passato a 84, quasi 12 centimetri. L'ho tolti senza togliere eccessivamente, perché si parla almeno di 4 kg solamente. Sono partito da 74, 1,68 m, credo, perché vecchiaia ci si accorcia un pochino, però è anche vero che io li chiamo gli sfigati che a 70 anni la vita è finita e diventiamo pigri a fare le cose, eccetera. Quindi malattie, tante, tante malattie che si vanno a sommare con l'età. Io non sono un superuomo, ma sono una persona normalissima che da tanto tempo seguo questa filosofia del movimento. Il movimento è energia, il quantum, noi siamo energia, siamo in continua trasformazione e anche questo fa parte del cambiamento. Quindi ho deciso di continuare questo allenamento calistenico che in certe parti è abbastanza faticoso, però poi si risolve con l'allenamento. Perché io mi ricordo 2 mesi fa, quando cominciavo a fare questi addominali, queste pressioni, che in effetti non avevo mai capito, però è molto più performance e più risultati senza fare avanti e indietro, quello si fa lo stesso, però per raggiungere determinati risultati non è solamente quello, ma è anche la scienza dell'alimentazione. Poi ognuno ha un suo metabolismo, il metabolismo non è che è uguale per tutti, ma è in base a come ci muoviamo, a quello che non ci muoviamo, a quello che ci mangiamo, eccetera. Per mantenersi in forma, avere un metabolismo alto, che lui in fin dei conti brucia tutto quello che noi possiamo mangiare, ma anche è vero che va abbinato al movimento stesso, fare degli esercizi tutti i giorni, senza affaticarsi tanto, sempre ritornando i settantenni
del genere. Quindi ho questi 6 mesi, una bellissima sfida, perché se il risultato è stato fatto buono, io adesso vorrei condividere con voi un pezzettino della mia storia. Ecco, questa mattina adesso ho postato una foto, eccola qua, guardate che bella, ho chiesto la poltrona che io ho sotto di me, è una poltrona da mare, dato che non la uso più, serve a lei per farsi i riposini nei momenti lavorativi, perché cominciamo a crescere sempre una certa età, e quindi è carino. E ritornando anche al mio una che ho applicato, vediamo un attimo se riesce, ecco qua, perfetto, continuo a parlare così. Questa era una foto molto molto bella, perché mi ritrovavo in un parco con mia figlia e mia nipote, e senza l'aiuto di un fotografo posizionavo il telefono con i video e non a scatto, quindi avevo grande momento che sono sceso sull'isola. Ho cominciato a mangiare tantissimi carboidrati, anche perché sono arrivato a 70 kg e 50 e avevo bisogno di aumentare un pochino la massa muscolare. Mi premetto, c'ho ancora da lavorarci tantissimo, però se il risultato non è eclatante, rientra nella normalità, il cambiamento profondo del nostro corpo diventa interessante per chi piace fare queste cose. Io lo faccio proprio perché mi intriga essere un po' più grande, ancora non vecchio, però per far vedere proprio che in fin dei conti, con un pochino di ingegno o condividere con altre persone che vogliono stare in forma e mantenersi anche, io mi ricordo mio padre a 50 anni, veramente a 50 anni si era vecchi, ma vecchi veramente. Adesso fortunatamente la tecnologia, l'alimentazione, la medicina ci aiuta a fare qualche cosa che prima era impossibile. Allora io lancio a voi questo gioco di fare un calendario insieme a me, uomini e donne, mujer e hombres, per creare un gruppo di una decina di persone e andare a Tenerife 10 giorni a farsi una vacanza, che è fantastica, la ripeto. Mi mancava da 5 anni. Da turista è diverso che da residente, e quindi sono andato in quei posti che nel momento che lavoravo che non ci potevo andare, ci vado da turista per realizzare, come da Raphael, questo personaggio tra pescatore e medium che regala pulsere alle donne che lo vanno a trovare, dove lui lancia questo messaggio di pace con questi cuori disegnati nella roccia. Poi ho scoperto anche che il posto c'è una sorgente di acqua santa, e quindi poi andremo a fondo anche su questo, iniziando a frequentare Tenerife, che ci dà veramente un sacco di cose divertenti. Bene, io i 5 minuti non so se l'ho fatti abbastanza adeguatamente. Adesso vedremo le luci se vanno bene. Parleremo anche dei corsi che vado a iniziare per far diventare delle persone leader di Estation nel loro territorio.
Quindi inizierò a produrre video didattici su YouTube, anche qui su su questo canale, però è un canale dove potrò fare anche delle belle interviste con personaggi specifici del calisthenics, perché no? Stiamo parlando sempre di bellezza, per poi arrivare anche a qualche personaggio, come migliorare l'autostima partendo dei capelli. Parleremo anche del libro e continuerò a lavorare sia in negozio e sia online, perché posso realizzare anche corsi online individuali per quelle persone che sono lontane e non vogliono spostarsi, fare dei corsi di extension che sono molto istruttivi e possono cambiare la vita della persona stessa. Mi sono dilungato, ho l'acqua, ho sete e bevo. Ecco, vedete, Twitch è carino per questo, perché sto andando in diretta, mi sto raccontando senza tagliare e senza cucire, perché anche io ho bisogno di esprimermi nuovamente, dopo tanto studio che ho realizzato. Adesso vorrei mettere in pratica. Quindi dal mio appartamento a Certocelle ho una stanza che mi sono organizzato, che è arrivata la lavagna, e nei gruppi specifici dell'Accademia Gallori potrete gratuitamente assistere a delle dirette solo per parrucchieri. Però è anche vero che adesso venerdì con la mia amica cantante Fiorani arriva. Adesso rimettiamo una andiamo a vedere, è molto simpatica, carica, mi diverto, e questa posizione di solito è girata, però è interessante fare questa cosa qua, però andremo a sperimentarla. Eccola qua, la linea Fiorani, la storia non solo di Mia. C'è un bellissimo concerto che andrò ad ascoltare Ecco qua, mettiamo più grande. Andrò ad ascoltare, c'è ingresso libero, però per chi volesse una prenotazione c'è anche un pagamento di 10 euro, perché c'è anche una sedia per ascoltare questo concerto che realizzerà la linea a Villa Aurora, via Passolo Lombardo 95, credo, spero di non sbagliarmi, e quindi abiti da cerimonia e abiti da sposa che la gentile cantante indosserà. E io, come al solito, cercherò di fare un reportage dietro le quinte, perché la seguo moltissimo, perché ritengo una persona bellissima e ci dà gioia quando canta il romanesco, e quindi andiamo a vederla. Vi aspetto venerdì. Quindi io spero di aver concluso per il momento. Oggi è la prima puntata. E
mi sto riorganizzando, c'ho un sacco di cose veramente da fare. Adesso ho due computer, c'ho da aggiustare anche la tavola self, perché poi su tutta questa faccenda c'ho anche un circolo di vela dove racconto come migliorarsi andando in barca a vela, dove andiamo a grattare i cinque sensi di noi stessi e migliorarli. E quello vorrei mantenerlo almeno finché farà caldo. Poi, quando farà un po' più di freddo, c'è l'opportunità di andarci. E la cosa bella è che uno si può immergere anche quando l'acqua comincia a scendere, sperando di non scuffiare. E poi abbiamo altri progetti. Abbiamo un bellissimo motoscafo con un motore da 250 cavalli che sta in lavorazione, ma ci vorranno un po' di mesi. Quindi, sai, quei sogni, prendi una cosa brutta, vecchia, la smonti tutta quanta e poi, sempre sullo stile del Callori, sto realizzando tutti quei desideri che c'avevo dentro il cassetto perché la pensione si avvicina. Quindi vi ricordo i centri Estensio Point, li trovate sul portale che adesso andrò un pochino a modificare un po' di più, mettere in risalto sì la formazione, però moda, tendenza, creatività, interviste di personaggi dello spettacolo e non ho colleghi parrucchieri, mi intriga molto, molto, molto di più. E poi vi farò vedere tutte quelle novità che ci sono, sia nella qualità dei capelli, sia nella qualità delle tecniche esecutive. Perfetto, grazie e ci sentiamo alla prossima puntata.